L'incontro di domani tra la dirigenza del Teramo e la curatela potrebbe restituire ossigeno alle casse sociali che hanno un'autonomia decisamente limitata. Sarà uno snodo cruciale anche in relazione al fatto che ci sarebbe un mercato alle porte e la regolarizzazione dei contributi federali che la pandemia aveva sospeso, ma che adesso vanno onorati. La questione, che sembra un fatto meramente burocratico, è invece concreta perché rischia di limitare ancora di più i movimenti del diavolo qualora non arrivasse l'ok da parte della curatela. In più ci sono quelle sanzioni che pendono come una spada di Damocle in relazione al passaggio di quote societarie che saranno argomento dal 3 gennaio in avanti. L'eventuale penalizzazione in classifica infatti metterebbe ancora più in difficoltà una squadra già provata dal momento complicato in campionato, mettendola di fronte allo spettro di una rincorsa per di fiato quando riprenderà il torneo. Le operazioni di mercato saranno anche complice la lista dei 24 di cui tenere di conto a saldo pari, nel senso che entreranno giocatori nel momento in cui qualche altro giocatore lascerà la casella libera da riempire. Ecco perché in questo gioco di incastri le priorità vanno analizzate immediatamente partendo dal sistema di gioco prescelto. Evidente che il Teramo con tre portieri ne ha certamente uno di troppo. Ha due esterni a sinistra, ma entrambi giovani, e una concorrenza a destra tra Buà e Azio Osmanovic, che rischia di portare l'ex casertana spesso fuori ruolo o relegare il giovane talento scuola Roma troppo in panchina. Ci sarebbe bisogno di una distribuzione delle forze più omogenea, così come a centrocampo, dove il Teramo deve fare una scelta: attendere gli infortunati di lungo corso, con Cucurullo che sembra però arruolabile già ad inizio anno, oppure lasciare che Lombardo e Rossetti trovino altre strade. Il primo non ha convinto, il secondo è stato indisponibile per quasi tutto il girone d'andata. Ma adesso è arrivato il momento soprattutto di dare un segnale di compattezza e chiarezza a quella che la tifoseria ha richiesto a gran voce dopo l'ultima scoppola contro la Virtus Entella. Andare avanti con una prospettiva limitata non giova a nessuno, men che meno al gruppo che Federico Guidi sta allenando in questi giorni prima del rompete le righe di Capodanno. Conoscere le linee programmatiche, benché in una condizione di oggi difficoltà, può dare una mano all'organico. Senza una prospettiva, il Teramo rischia di diventare una nave tra le onde tempestose di un campionato già complicato di suo.